Se osservi attentamente uno scuolabus, noterai che invece di essere tutto giallo, è un mix di giallo limone e arancione. Se vogliamo essere precisi, allora dovremmo chiamare il colore ufficiale degli scuolabus americani e canadesi giallo brillante scuolabus nazionale. Ma non è stato scientificamente provato che il rosso è il colore con la massima lunghezza d'onda? Non si disperde e si vede bene da lontano. Inoltre, i nostri occhi sarebbero attratti dal rosso. Ciò spiegherebbe perché le pattuglie fermano le auto rosse più di altre. Inoltre, questo colore è associato alla cautela. Ecco perché i camion dei pompieri e i segnali di stop sono rossi. Li vedi all'istante e sai che significano qualcosa di serio. Allora, perché non dipingere di rosso gli scuolabus? Prima di tutto, la storia delle macchine rosse è un mito. In realtà, sono le auto bianche che vengono fermate più spesso perché sono più numerose. Ma torniamo agli autobus. Nonostante i discorsi scientifici, è il giallo il colore che cattura subito l'attenzione. È il colore più visibile. Ha anche una sorta di natura illuminante che lo fa risaltare nell'oscurità, nella nebbia o nella penombra. Molti scuolabus passano a prendere gli studenti di mattina presto. A seconda della stagione, spesso è ancora buio. Ecco perché ha senso usare la vernice gialla. Rende gli autobus più visibili su strada. E quella scritta nera su sfondo giallo è una perfetta combinazione di colori. Consente ai conducenti di capire al volo che si stanno avvicinando a uno scuolabus durante le ore del crepuscolo. Infine, c'è un'altra ragione cruciale per questa scelta. La visione periferica. Sai, quando vedi qualcosa con la coda dell'occhio senza guardarlo direttamente, gli scienziati affermano che abbiamo 1,24 probabilità in più di individuare un oggetto giallo con la vista periferica rispetto a uno rosso. Questi sono i motivi per cui oggigiorno negli Stati Uniti non è possibile dipingere uno scuolabus di un altro colore. Ma non è sempre stato così. Il colore giallo brillante scuolabus nazionale è apparso solo nel 1939. Prima di allora gli scuolabus erano di tanti altri colori. E ancora prima gli autobus non c'erano affatto. Gli studenti venivano portati a scuola con speciali carri trainati da cavalli. Il primissimo scuolabus apparve a Londra nel 1827 e poteva trasportare fino a 25 persone. Tornando al 39 e al primo autobus giallo, il colore si chiamava cromatura scuolabus nazionale. Ma c'era una cosa che non andava in questo colore. Conteneva piombo. Il piombo era, ed è tuttora, estremamente pericoloso per le persone. Ecco perché è stato sostituito con le vernici in uso ancora oggi. Anche le strisce nere sugli scuolabus hanno uno scopo. Sono ringhiere di metallo, poste lungo i lati e sulla parte posteriore degli autobus, per proteggerne le parti sottili. In caso di collisione, assorbono la maggior parte dell'impatto. Sono posizionate in punti strategici. Quella più in basso è a livello del suolo. Quella centrale è nella parte inferiore dei sedili e quella in alto è nella parte superiore dei sedili o nella parte inferiore del finestrino.